Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Ciao, Rosanna, Dora, Donatella, quanti siete? Ah, va troppo veloce, non riesco a leggere. E intanto, ecco, grazie a tutti. Ciao, ciao, aspetta, tanto, ciao, grazie. Grazie di essere qui anche questa sera. Non capisco perché si sente doppio. Sentite doppio? Sentite bene voi? Ciao Cristo, ce l'hai fatta! Ciao a tutti! Sentite bene voi? Ciao Simonetta! Buonasera a tutti, buonasera, buonasera! Ah, grazie Cri, si sente? Benissimo, grazie, grazie infinite! Allora, siete pronti per questa serata in cui parleremo di un argomento un po', un po' ostico per qualcuno? E grazie Anto, grazie infinite. Grazie Tatiana, grazie a tutti. E un argomento però con il quale dobbiamo comunque venire a contatto e cercare di essere il più possibile chiari, veri, con me stessi. Un attimo che chiudo delle applicazioni che fanno rumore, scusatemi, intanto che arrivate. Benissimo, allora iniziamo piano piano così anche le altre persone possono continuare. Ciao a tutti, ciao Dome, e a raggiungerci. Antonio, ciao, eccoti. Allora, io oggi ovviamente vorrei. Dario, Dariuccio, fra poco ci vediamo. Ciao Anna, ciao a tutti. Allora, questa sera vorrei affrontare questo tema degli autoinganni con una prospettiva un po' più esoterico-spirituale, ovviamente. E scusate perché io sento una musica sotto, scusate. Vediamo un po'. Posso venire, però beh, la musica è sempre bella. Voi non credo che la sentiate, giusto? Non vorrei avere problemi di diritti d'autore. Io la sento e non c'è da nessuna parte. Vabbè, musica. Allora, questi. Ciao, buonasera a tutti di nuovo. Scusate le ripetizioni. Vorrei salutare tutti uno per uno, come sempre, ma non è possibile. Allora, questi autoinganni di cui vi volevo parlare questa sera, ovviamente tutti capiamo, insomma, a che cosa mi sto riferendo. Da una prospettiva esoterica, più spirituale, si riferiscono a, la stessa cosa anche non esoterico, voglio dire, si riferiscono a delle illusioni, alle percezioni distorte che la mente umana crea in relazione alla propria realtà interiore ed esteriore. Buonasera a tutti. E quindi questo autoinganno in una visione un po' più esoterica, un po' più spirituale, può essere interpretato come un processo di negazione o di distorsione della percezione della realtà per proteggere il sé da verità che sono scomode o sono dolorose o difficili da affrontare. Questo meccanismo può essere visto come un modo, anche per mantenere un equilibrio psichico oppure per evitare il confronto con aspetti della vita o della personalità che percepiamo come minacciosi. E lo possiamo anche vedere però come una mancanza di allineamento tra la consapevolezza spirituale e le azioni quotidiane, dove l'individuo può ingannare se stesso ignorando i segnali interni o le guide spirituali che cercano di indirizzarlo verso la crescita spirituale e la verità interiore. Questo perché ci fa sempre fatica, facciamo sempre fatica ad uscire dalla nostra zona comfort e può comportare pratiche proprio di evasione, come la dipendenza proprio da rituali, senza una vera e propria comprensione o connessione interiore, come un po' anche chi
magari va in chiesa e in fondo poi lo fa tanto perché si fa, no? Perché lo deve fare, ma non sente nulla. È un po' la stessa identica cosa di chi appunto magari aderisce a credenze senza un'autentica esperienza spirituale. Ma ciao a tutti! Ciao! Quindi per superarlo questa sera vediamo un pochino perché lo facciamo, no? Cos'è? Lo stiamo vedendo perché attuiamo in questa maniera. Come riconoscerlo e come superarlo. Quindi vado rapida perché c'è veramente tantissimo da dire. Grazie, buon anno anche a te e a tutti voi. E quindi per superare questo autoinganno in un contesto non solo spirituale, ovviamente, perché poi vale un po' su tutto, io raccomando ovviamente un percorso di introspezione, di meditazione, soprattutto di onestà radicale con se stessi, perché per scoprire proprio affrontare delle verità nascoste e avanzare nel proprio sviluppo spirituale. Quindi dobbiamo però fare una premessa, spendere proprio due parole, se no si allarga troppo, su concetti. Come il sé, l'ego e la paura. Il sé, nel contesto, diciamo, esoterico, il concetto del sé va oltre l'identità fisica e mentale, si riferisce all'essenza spirituale o divina che risiede in ognuno di noi. Questo sé, che possiamo chiamare anima o io superiore, poi ognuno ovviamente adotta quelle che sono i termini che sente più propri, no? Questo sé è considerato eterno ed intrinsecamente collegato alla sorgente universale di energia e consapevolezza. Quindi la comprensione del sé implica. Ciao Manu! Ancora arrivo, arrivo. La comprensione del sé implica superare le limitazioni dell'ego, dicevo. E delle identificazioni materiali per poter poi percepire la propria essenza più profonda, per poter poi connetterci con l'universo in modo realmente armonioso. L'ego ormai è una parola che se ne parla tantissimo, che non solo se ne parla, ma purtroppo ci sono degli esempi costanti, no, di ego spropositati. E l'ego in senso esoterico, diciamo così, rappresenta la parte della mente che si identifica con l'individualità separata, creando un senso di sé, distinto proprio dal tutto. Si può anche manifestare come un insieme di convinzioni, desideri e paure, qua sottolineo paure, che contribuiscono poi a definire la nostra percezione del mondo, no? Superare l'ego anche nella spiritualità significa, ma questo poi ovviamente a cascata va su tutto, no? Significa liberarsi dalle illusioni di separazione e comprendere che la vera natura del sé va oltre le limitazioni dell'individualità. Cioè l'ego può essere un ostacolo proprio alla consapevolezza spirituale e quindi perché? Perché tende poi a creare delle illusioni sull'importanza personale, ma soprattutto anche di visione. Quindi, se vogliamo fare una. Non è facile, Patrizia, assolutamente no, è vero. E scusate, io ogni tanto leggo qua, cerco di guardare dal telefono perché a volte nel computer si blocca, anche se sto comunque leggendo, e vi saluto tantissimo. E quindi guardiamo un attimo due parole, spendiamo altre due parole per quello che vedete scritto a volte ego con la E minuscola ed ego con la E maiuscola. Quindi il termine ego scritto in minuscolo è utilizzato per riferirsi al sé individuale, alla personalità, all'identità temporanea e limitata che una persona sperimenta durante la vita, no? Perché poi questa la lasciamo, viene. Quando lasciamo la nostra vita fisica, lo associamo agli aspetti più superficiali ed effimeri della natura umana, quindi le preferenze personali, le emozioni, le identificazioni temporanee. E poi c'è un ego con la E maiuscola, quindi questo ego con la E maiuscola fa riferimento ad un concetto molto più ampio e più profondo.
È spesso associato a quell'aspetto superiore spirituale dell'individuo, quindi il sé più elevato, eterno, universale, no? Che trascende le limitazioni della personalità individuale. E questo concetto spesso è correlato all'anima spirituale o al sé divino, riflette la connessione con una dimensione più ampia dell'esistenza e quindi c'è una differenza incredibile proprio, sono ai due lati opposti. In generale, quando sentite così parlare dell'ego in maniera negativa, è proprio parliamo di questo ego con la E minuscola. Poi vengo alla paura che dici Elisabetta, perché scrive Elisabetta, Pam, scusa, ma quindi io che ho paura di tutto sono senza speranza, no? Perché sei qui e la puoi superare come? Perché la paura è spesso vista, diciamo, come un'illusione che deriva dall'ego. E dalla percezione errata della realtà. Quindi la paura può emergere dalla mancanza di comprensione della natura transitoria e interconnessa dell'esistenza. Sapendo che siamo la nostra natura è transitoria, dovremmo cercare, no? Che poi in realtà la paura maggiore di solito è proprio quella della morte, ma sapendo che siamo transitori, sapendo che comunque siamo tutti interconnessi, dovremmo guardare la realtà per quella che è, no? Intanto, perché ci porta poi a superare la paura, e il superare la paura implica abbracciare la consapevolezza e la fiducia in una forza spirituale interiore, no? Quindi diciamo che la paura spesso è considerata una conseguenza dell'illusione della separazione, perché è un'illusione. E il processo di trasformazione spirituale mira proprio a dissipare questa illusione attraverso la consapevolezza e la comprensione più profonda. Quindi, è quello che facciamo con il nostro lavoro, no? Questi concetti sono interconnessi, giocano un ruolo significativo nel cammino spirituale. Per questo noi la dobbiamo guardare, no? Ci dobbiamo confrontare. Abbiamo tre cose da fare. Dice Alessandro, per me la paura è una cosa nostra mentale. Beh sì, certo, senza dubbio. E dobbiamo fare tre cose: comprendere il sé, superare l'ego, affrontare la paura. Molto semplice. Ma sono gli elementi chiave per liberarsi dalle illusioni e raggiungere una consapevolezza più elevata, altrimenti giriamo in tondo, no? Perché la ricerca della verità interiore coinvolge proprio il riconoscimento e la trasformazione di questi aspetti della mente umana, perché altrimenti non ci avviciniamo a una comprensione più profonda dell'esistenza, oltretutto. Quindi, tenendo conto di quello che abbiamo detto fino adesso, c'è molto di più ovviamente, però voglio dirvi tante cose, quindi vado avanti. Tenendo conto di tutto questo, veniamo al dunque, quindi vediamo proprio queste illusioni, illusioni del sé. Quindi questa percezione comune del sé assolutamente distorta nella maggior parte delle persone. Ciao Sara, sei arrivata. Ciao, ciao Chiara, ciao Costantina. Tema che mi interessa parecchio. Sì, questo dovrebbe, guarda, dovrebbe interessare tutti, purtroppo. Sono poche le persone che si fanno già questa domanda, e farsi già questa domanda significa già aver fatto un piccolo grande passo avanti. Si manifesta, diciamo che la percezione, comune di questo sé, del sé, si manifesta, no, scusate, l'autoinganno, si manifesta quando, la mente, identifica e si attacca a concetti limitati di sé, impedendo così, diciamo, una percezione della vera natura spirituale e universale dell'individuo. Anche, per esempio, nei mondi astrali possiamo avere, delle illusioni. Quando facciamo delle incursioni nel mondo astrale, che poi ci stanno tutte le notti, però va bene, sapete a cosa mi riferisco, delle illusioni anche energetiche. Faccio degli esempi così ci capiamo meglio. Sapete che esistono dimensioni sottili, fra cui anche appunto la dimensione astrale,
in cui le energie possono essere percepite, sono percepite in modi diversi. E gli autoinganni possono verificarsi proprio quando si confondono queste esperienze in queste dimensioni con la realtà ultima, portando proprio a dei grandi fraintendimenti sulla propria evoluzione spirituale. Facciamo l'esempio di un viaggio astrale, ok? Durante una sessione di meditazione avanzata, sperimenti un viaggio astrale in cui la tua coscienza sembra lasciare il corpo fisico ed entrare in una dimensione energetica. In questo stato ovviamente si percepiscono dei colori vibranti, forme geometriche, oppure si può anche interagire con entità apparentemente spirituali, sì, apparentemente o no. E l'autoinganno potrebbe insinuarsi quando inizia a interpretare queste esperienze astrali come la realtà ultima e come conferma di uno stato spirituale elevato, ok? Si può, per esempio, erroneamente attribuire a queste visioni una maggiore importanza rispetto alla vita quotidiana, a tutti gli altri aspetti della vita quotidiana, così da far trascurare poi gli aspetti più tangibili della crescita personale, perché noi non è che dobbiamo tralasciare poi tutto il resto, no? Mentre facciamo un percorso spirituale. Come ad esempio, dico spesso, no, tanti medium che pensano di essere arrivati quando la medianità è l'inizio di un grande viaggio, è una delle tante tappe, quindi nessuno deve fermarsi. Quello è non solo un autoinganno, ma è proprio una trappola nella quale molti si fermano. E poi ci sono delle illusioni di energie energetiche proprio, no? Questi diciamo, autoinganni legati a queste illusioni energetiche. E scrive Alessandro, per i viaggi astrali che dicevo prima, li facciamo tutti, che se li ricordi e chi no, sì, perché quando dormiamo, ovviamente, no? Tornando a queste illusioni energetiche, potrebbero manifestarsi come percezioni di flussi energetici intensi, colori specifici associati a stati d'animo, sensazioni di presenza di forze superiori. L'autoinganno come agisce? Si verifica quando si attribuisce un significato eccessivo a queste esperienze, senza una comprensione equilibrata delle dinamiche energetiche in gioco, ok? Quindi diciamo che Alessandro dice, un medium che conosco non è arrivato, ma vuole studiare ancora tanto. Certo, infatti non si sente arrivato, quella è la cosa principale, no? È la bellezza di tutto questo, il fatto che andrà avanti senza nessun dubbio. La sfida, quindi, diciamo, è proprio quella dell'autoanalisi. La sfida è discernere tra le autentiche intuizioni spirituali, e non è facile, e le illusioni autoindotte. Quindi gli autoinganni nei mondi astrali possono manifestarsi quando si cade proprio in quelle trappole di credere che ogni esperienza astrale sia intrinsecamente significativa e rappresenti una verità assoluta. L'approccio più saggio, diciamo, che consiste nell'essere consapevoli di queste esperienze, ma anche, ciao Simo, nel mantenere un atteggiamento di sana critica e discernimento. Ora certo mi direte, ma se uno il discernimento non ce l'ha, piano piano ci arriviamo tutti, no? Lo lavoriamo. Diciamo che sbagliando si impara e si va avanti. Quindi vediamo proprio che questi autoinganni emergono quando le esperienze spirituali non sono valutate con un equilibrio tra apertura mentale e razionalità, portando a interpretazioni distorte della realtà spirituale. Quindi queste sono un po' le difficoltà che si incontrano in un cammino, no? Quando c'è quel famoso risveglio di cui si parla. Perché il cammino spirituale c'è sempre, non lo fermiamo, non è che lo fermiamo. Non ne siamo consapevoli, ecco, e quindi po poco possiamo fare per aiutarci. Ci sono poi, sapete perché dice, ma come mai accade? No, perché ci sono delle debolezze di carattere, voglio dire, l'egoismo è comunque una debolezza, l'illusione del potere o il desiderio smodato, no? Tutto questo ostacola proprio il cammino evolutivo della persona ed è per questo che dobbiamo guardare in faccia la realtà. Senza sì e senza no, senza mai, così com'è, no? Guardare noi stessi come siamo.
Quindi, perché ci sono manifestazioni delle nostre menti che la mente distorce la percezione, per esempio, dell'amore e della compassione, facendo sì che queste qualità siano basate su condizioni o aspettative, piuttosto, anziché sull'essenza spirituale incondizionata. No, se io faccio del bene, lo faccio senza pensare che poi mi possa tornare qualcosa indietro. Se io ho un'aspettativa, a quel punto non è incondizionato. Un attimo, che abbiamo sì che dice la sua. Poi, certo, ovviamente, questi autoinganni possono anche essere collegati a dei riflessi karmici, no? In cui le persone, gli esseri umani possono essere intrappolati in schemi di pensiero e comportamento che derivano da esperienze passate. Per quello parte del mio lavoro è proprio su questo, no? Su tutto ciò che può essere intrappolato nel passato. Tutto ciò che è karmico, certo, sono argomenti, ragazzi, infiniti, enormi. Cerchiamo comunque, insomma, di andare avanti. Un attimo, leggo Patrizia cosa dice. Patrizia dice: credo che si debba sempre avere presente che comunque, e nonostante tutto, siamo nella materia, per quanto ci risulti difficile a volte, e una volta che si dà precedenza a questo, poi uno può arrivare dove vuole, approfondire quanto vuole. Sono del Toro, non riesco a pensare diversamente. Attenta, perché pure questo, però, non riesco a pensare diversamente, diventa un blocco, no? Quindi posso pensare in tutti i modi, poi arrivo magari alla stessa conclusione. Sì, possibile, però posso non bloccare, no? Con il non riesco. Ciao a tutti. Diciamo che questo autoinganno si verifica anche quando. Ciao Bina, ciao a tutti, Antonietta, ciao Rosetta, a tutti, ciao Nuccia. Si verifica anche quando la mente si allontana dalla comprensione della verità universale. La verità universale è un passo verso la trasformazione personale e l'allineamento con la saggezza cosmica. Oppure quando cerca di manipolare la realtà per adattarla alle proprie convinzioni personali. Un attimo che io con la voce al solito. Accade che mascheriamo a volte, copriamo la vera natura della realtà spirituale, creando proprio una cortina di illusione che impedisce di vedere la connessione tra l'essere e l'universo. E certo, andando avanti c'è veramente tantissimo di più da vedere, però andiamo un pochino più avanti perché voglio arrivare, sono 21:59, voglio arrivare a vedere come superarli, no? E superarli richiede un'esplorazione profonda di se stessi, una sincerissima autoriflessione, la consapevolezza proprio di una verità più ampia che va al di là delle illusioni create dalla nostra mente. Vi faccio però rapidamente alcuni esempi di autoinganni, ok? Così nella vita di tutti i giorni, così è più facile riconoscerli. Un ottimismo irrazionale, per esempio, no? Cioè, ignorare i segnali di avvertimento, ciao Claudietta, e le sfide imminenti, credendo che comunque tutto andrà bene senza considerare realisticamente qualsiasi circostanza, no? Questo è un esempio. È salutare ovviamente l'ottimismo, ma quando diventa irrazionale può portare a sottovalutare i rischi e a non prepararsi adeguatamente. E c'è un punto molto importante del quale io stavo poi parlando. Ciao Stefi, ciao Donato. Stavo parlando poi proprio ieri nel corso che facciamo noi regressione. Che poi non è solo un corso di regressione, chi lo fa lo sa, è veramente molto molto di più. Parlavo con loro ieri di un bias, sì, qua in Italia si dice bias, però insomma si dice bias di conferma. È scritto bias. È diciamo la ricerca selettiva di informazioni che confermano le proprie opinioni, ignorando oppure minimizzando proprio tutti i dati che le contraddicono.
Quindi questo bias può rafforzare le convinzioni preesistenti, limitare la visione oggettiva del mondo. Quindi noi andiamo a ricercare esclusivamente e accettiamo e leggiamo, magari quando leggiamo, esclusivamente quelle informazioni che confermano le nostre opinioni, no? E tutto il resto è un po' come è successo con quel sì e il no. Non dico neanche la parola. Quel sì e quel no erano due fazioni di bias, di gruppi che stavano mettendo in atto questi bias di conferma, un autoinganno, capite? Perché ne abbiamo parlato poco per evitare proprio, no? Che queste energie avessero la meglio su tutti. Scappiamo da questo nostro bias di conferma, okay? Perché i bias sono dei pregiudizi, no? Quindi io ho un pregiudizio, cerco però, autoingannandomi, solo quelle informazioni che mi daranno ragione, no? A che serve? A prenderci in giro. Poi c'è un effetto, per esempio, di sovrastimare le proprie abilità in un determinato campo, non riconoscendo le proprie lacune. Quindi, solitamente accade a... Aspetta, io mi vedo... Qua mi vedo ferma. Mi vedete? Scusate, eh. Ciao Laura, mi vedete? Perdonatemi, che mi vedo bloccata. C'è qualcuno che riesce a scrivermi se si riesce a vedere bene? Sono bloccata, Claudie? Ora sì? Mi vedete? Ok, grazie, grazie. E parlavo dell'effetto Dunning-Kruger, no? Ah, non sono bloccata, ok. E questo effetto Dunning-Kruger è quello di cui dicevo, per cui sovrastimiamo, no? Queste nostre competenze. In realtà la verità è che... Ah, mi ero bloccata quindi, ok. Io mi vedo ancora bloccata, semmai me lo scrivete che ogni tanto mi blocco. Ok, semmai cambio nel wifi. Si riesce a seguire però? Ok, benissimo. E dicevo, in generale chi ha basse competenze spesso manca proprio della consapevolezza necessaria per riconoscere la propria incompetenza. E soprattutto io dico, sapete, in tutta questa spiritualità, no, di cui oggi parliamo, se io... Che parlo con quello, con quell'altro, se che canalizzo questo, quest'altro e via dicendo. Ma se io non vedo, non riesco neanche a capire chi ho davanti, no? Davanti a me, fisicamente, chi ho, no? Com'è la persona che ho davanti a me? Se non riesco neanche a capire questo, ma come faccio a capire tutto ciò che è trascendente, no? Che da dove arriva? Capite bene che. Insomma, non ci riconosciamo neanche fra esseri umani a volte, no? Come facciamo a essere sicuri che stiamo canalizzando sempre più in alto, no? Quindi, come prima cosa, devo farti capire, che strano, no, Anna Maria, devo farti capire che mi sono persa perché rido, scusate, perché siccome mi scrive Anna Maria ti blocchi però senza fare le smorfie strane, perché io sempre, dico, tutti hanno dei fermi immagine carini, le persone sono carinissime, io ho dei fermi immagine terribili, vabbè, e quindi ci ridiamo spesso perché effettivamente è così. Quindi dicevo, ecco, basse competenze. Chi ha queste basse competenze non ha proprio la consapevolezza per riconoscere la propria incompetenza, capito? Poi possiamo andare avanti parlando di una procrastinazione razionalizzata, quindi giustificare il procrastinare con argomentazioni varie che sembrano valide, però in realtà si evitano, di solito si fa per evitare di affrontare le proprie responsabilità, no? Sempre perché uno è fissato con questo successo personale, no? E poi questo falso consenso.
sopravvalutare quanto gli altri concordino con le proprie opinioni, ignorando proprio la diversità dei punti di vista. E questo porta proprio a un'illusione di normalità, una mancanza proprio di apertura alle prospettive altrui. Un attimo che leggo, scusate, che cosa. Il maglione, hai visto? Grazie. Ma sì, divertiamoci un po'. Allora, per Aspera, ad Astra dice: sì, è vero, io molto umilmente so sempre che ho davanti e la maggior parte ha basse competenze. E di solito, scusate, ma chi ha basse competenze gioca sporco, fra virgolette, perché? Perché gioca sul fatto che sa che avendo basse competenze la maggior parte delle persone ha basse competenze. E su questo gioca, e questo è ancora peggio, no? È una delle cose, proprio un inganno verso gli altri. Un attimo che vi leggo. Ciao a tutti. E per Aspera d'Astra dice: difatti sono contenta di questo gruppo, fate parte di una scrematura incredibile e sempre più scremeremo, guarda, proprio te lo posso assicurare. E Barbara dice: ma faccio un inciso, in realtà questo gruppo è bello perché non solo da di qua, ma anche di là, dalla parte di chi ascolta, c'è proprio un amore. C'è proprio uno stare insieme. La spiritualità non è scannarsi l'uno con l'altro, non è odiarsi, no? Non è parlare male degli altri, è amare. E quindi su questo, diciamo, qui siamo tutti d'accordo. Non so, non voglio dire che in altre parti non lo sia, ce ne saranno tantissime di luoghi meravigliosi, di gruppi meravigliosi, però parlo di questo e qui siamo in pace, in serenità. E maniche, dice Barbara, che belle le maniche del maglione, mi ricordano il vestito di scena del balletto dei Lago dei Cigni. Sparisco perché ho lo sfondo. Grazie, grazie, anche lo sfondo. Già, io ho sempre detto che questo è un bel gruppo, dice Alessandro. Sì, veramente, guarda, andiamo d'amore e d'accordo tutti. Dove ero rimasta? Ah, a proposito del bias di conferma, c'è cioè un egocentrismo bias, quindi bias, lo sentirete dire così. Dov'è l'autoinganno? Quando attribuiamo una maggiore importanza alle nostre opinioni e punti di vista rispetto a quelli degli altri, come se le nostre avessero un'importanza maggiore. In realtà questo ostacola la comprensione delle esigenze e dei sentimenti degli altri. E questo mi porta ad arrivare anche ad una dissonanza cognitiva, perché riduciamo il disagio psicologico evitando, minimizzando informazioni che entrano in conflitto con le nostre convinzioni. Okay? Quindi in realtà poi si arriva ad una distorsione della realtà per preservare la coerenza interna, sempre autoinganno è, no? Oppure quando. Aspetta che leggo, Mariangela. Ciao Silvana. Oltre che co super competente, la tua voce è molto rilassante, perché faccio ipnosi no, per la meditazione. Grazie Mariangela, grazie, grazie. Anna scrive: credo che anche e soprattutto in campo spirituale la trappola dell'ego e dell'assolutismo possa essere molto pericolosa. E qui invece c'è davvero armonia e serenità. Esattamente, esattamente. È proprio quello, per quello sono qua, lo dico proprio sinceramente, io non me ne vado dove, dove, diciamo, dove non trovo spiritualità. Poi siamo tutti esseri umani, ragazzi, cioè non sbagliamo tutti, insomma. E Nuccia scrive: Pamela, a questo punto è inutile fare corsi di formazione spirituale. Non so, proprio ieri mi hanno detto: per questa vita stai tranquilla, nel senso che non farò il salto. Ci sono rimasta molto, molto male, non ho dormito. Ma tesoro mio, ma Nuccia, ma chi ti ha detto una cosa del genere? Ma capisci bene che chi si mette davanti ad una persona e dice una cosa del genere è involutiva anziché evolutiva. Quindi non può essere luce, capisci? Non ci può essere luce. Ci possono essere errori nella luce, errori, ma non luce.
Questa cosa, guarda, dormi sonni tranquilli perché chi l'ha detto che non farà il salto, no? E poi che salto? Perché pensano che il salto si faccia con questa incarnazione. Cioè, sinceramente, guarda, veramente proprio, parliamone, ecco, parliamone, no? Stiamo benissimo insieme, grande gioia, è vero? Ma ti prego, Nuccia, aspetta, scusa che intanto adesso parlo un attimo con Nuccia perché no, sistemiamo questa cosa che ti hanno detto, stella mia, che non esiste proprio. Però leggo intanto Luciana prima che va su ciò che avete scritto. È la prima volta che partecipo, ma concordo su ciò che stai dicendo. Grazie, ben arrivata. E dice: ma sì, è vero, ma non ci pensare proprio, ma che tipi? Appunto, capisci? Cioè, inutile fare corsi, ma per carità, ma chi è? Ma chi sulla faccia della terra può mettersi l'ego, quello che è piccolissima in questo caso che parla, no? Quello è un autoinganno, che secondo me invece neanche tanto, che cerca di ingannare te, capisci? Allora non ti fare ingannare, se non ci dobbiamo fare ingannare da noi stessi, figurati dagli altri, capisci? Quindi Nuccia, dormi sonni più che tranquilli, più che tranquilli. E scrive Patrizia, nella vita normale è difficile che trovi qualcuno che parli di spiritualità con la S maiuscola, brava. E quindi è fondamentale avere uno spazio in cui senti la verità. Hai ragione, hai ragione. E sai, poi tante volte c'è proprio questo controllo, no? Da parte di alcune persone che purtroppo prendono in giro se stesse, ma poi fanno danni sugli altri, come nel caso di Nuccia, capisci? Questo sopravvalutare la propria capacità di controllare qualsiasi cosa, addirittura il salto quantico. Ma pensate, uno che dice o una che dice che tu puoi fare o non puoi fare un salto quantico. Sto zitta, sorvoliamo, ok? Sorvoliamo perché non è il caso di parlarne. Però ecco, segui, ti prego, cioè proprio cancella quello che ti è stato detto, ok? E scrive Anna, tu sei davvero di una competenza, dolcezza, sensibilità uniche, grazie, 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 grazie a te. Mitica, sì, Elisabetta, ma no, ma grazie, viva la tua coerenza. Ah, guarda, proprio se c'è una cosa che cerco proprio di, poi sbaglierò come tutti costantemente, e sbaglio ovviamente, ma io faccio di tutto per non prendermi in giro. Assolutamente. Nuccia diceva: Melavana, grazie tante, non sapevo con chi sfogarmi, ma la prossima volta scrivi, cioè scrivi urgente, non dormo per questa cosa, tanto io non dormo quasi mai, quindi facile pure che ti leggo a qualsiasi ora, anzi, facile che ti leggo di notte. Anzi, scusate, quando scrivo e rispondo di notte perché tanto non ho tempo durante il giorno. E appunto lì manca tutto, non solo la competenza, non solo tutto il resto, ma anche l'obiettività e l'attenzione verso l'altro, capito? E scrive Tatiana: se un'anima non si è incarnata per evolversi, allora per quale scopo l'ha fatto? Bravissima, ci sono tanti tipi strani in giro, eh? Hai proprio ragione, Tatiana. E quindi ecco, dobbiamo cercare di riconoscerli. Scusa, scusa, aspetta, eh? E scrive Silvana: ma cosa vuol dire fare percorsi spirituali? Scoprire improvvisamente che siamo luce? Non è forse la strada che tutti percorriamo? Aspetta, che mi sei andata su, aiuto! Da quando siamo nati, chi più chi meno. Sì, in realtà, Silvana, in realtà sì. Scusa che rido perché ho letto il commento successivo. Mi è andato l'occhio. E Silvana, perdonami, assolutamente sì, è solo una questione di consapevolezza, è solo la consapevolezza che cambia, capito? Su quello che stiamo facendo, perché c'è qualcuno che non ha idea, ovviamente, però hai ragione, certo. Per Ad Astra dice: camomilla con melatonina, io l'ho appena comprata, qui non dorme più nessuno, è vero? E poi Maria Grazia Curato lo dice: l'umiltà è segno di grandezza, cara Pamela. Sì, lo sapete che avevo fatto proprio una live tempo fa sull'umiltà, perché la gente pensa che l'umiltà sia qualcosa di negativo. Questa poi, boom, proprio una bomba. Alessandro,
Aspetta Alessandra perché si è bloccato. Allora vado un pochino avanti e poi torno, ok? Infatti muovo un po', vediamo se... Sono bloccata? No. Ah, io mi vedo sempre bloccata, cioè questa è la scena che io vedo ferma, sempre con quelle faccette. Spero di poter, di non essere bloccata. Oh, e poi ci sono proprio delle forme proprio sofisticate di autoinganno, eh? Molto sofisticate, mascherate da razionalizzazioni complesse proprio, da strategia di... Ah, ci sono, grazie, non c'ho. Da strategia di difesa psicologica. Grazie, Titti. Quindi queste razionalizzazioni elaborate, no? Queste... Grazie, Stefi. E... Grazie, Pina. Grazie a tutti. Quando si creano quelle spiegazioni complesse, quelle razionalizzazioni, per... dice Silvia, tu ferma, non esiste, hai ragione. Scusa che è andato su qualcosa che avevate scritto prima e non l'ho potuto leggere, semmai lo fate copia e incolla e lo provo a leggerlo dopo. E, razionalizzazioni, dicevo, proprio per giustificare comportamenti, decisioni che potrebbero essere controproducenti o dannosi. Per esempio, una persona potrebbe giustificare il suo comportamento egoistico sostenendo che sta agendo nell'interesse del bene comune, no? Io sono qua per salvare qualcuno. Chi sei? Semmai siamo qui per fare un cammino insieme, per darci la mano, chi sta un po' più avanti darà una mano e ci porterà chi sta indietro. Deve essere una catena, no? Non una catena in senso negativo, deve essere una catena d'amore, no? Un darci la mano. E poi ci sono queste proiezioni, tutte queste colpevolizzazioni, cioè. Per esempio, un individuo che si sente in colpa per un'azione potrebbe proiettare la colpa su un'altra persona accusandola di aver influenzato la sua scelta. Ci avete fatto caso che la colpa è sempre esterna, non mai nostra, no? Per carità, no? Sempre a causa di altri, no? Se sbagliano, tante persone non chiedono scusa, che c'è questo. Poi queste false autenticità, no? Una persona che potrebbe mostrare una falsa umiltà, un falso altruismo per ottenere appunto approvazione o evitare giudizi. Ma in tutto questo mare magnum, come facciamo, no? Fra compartimentazione psicologica, fra falso consenso sociale, autosabotaggio intenzionale, negazioni, convinzioni del destino manifesto, cioè tutto questo, ognuna di queste... cose che vi sto dicendo ovviamente è qualcosa di immenso, no? Ne possiamo parlare per ore, ma come facciamo davanti a tutto questo, no? E anche quelle autoimposizioni di standard che sono impossibili da raggiungere, per esempio, cioè stabilire degli standard o degli obiettivi così tanto elevati che diventa impossibile raggiungerli e quindi si evitano i sentimenti di insuccesso. Capite bene che qua iniziamo ad essere su ragionamenti un po' più complessi, no? Ma insomma, ce ne sono tanti, dovremmo farne una seconda serie. E aspetta che leggo qui. Luciana dice: lo pensavo proprio poco fa che la maggior parte di persone che seguono argomenti spirituali sono donne. Sì, è vero, sono donne, ci sono molte più donne, hai ragione. E Tarita dice come poter superare alcune paure. Da parecchio tempo la sera bevo camomilla con melatonina. Ah, ma va di moda. Va bene. Poi, sempre, no, sotto controllo. Poi, Alessandro dice, per me dovrebbe esserci amore dappertutto. Tesoro mio, non è facile. Poi, il tipico, ma io lo faccio per te e tu pensi, e chi te l'ha chiesto? Hai ragione, padre, hai ragione. Ma perché? Perché ci autoinganniamo, no? Gli esseri umani possono coinvolgersi in autoinganni per tantissime ragioni. Una conservazione dell'autostima, per esempio, la paura dell'incertezza, del cambiamento, no? Perdere quel qualcosa che pensiamo di aver ottenuto, difese psicologiche di tutti i tipi. Per esempio, tante persone negano l'esistenza di un problema emotivo proprio per evitare di affrontarlo, no? Poi c'è una conformità sociale, no? Quando appunto adottiamo
comportamenti conformi a quelle che sono le aspettative della società, anche se in realtà in contrasto con la nostra esperienza, con la nostra visione. Una necessità di controllo, quindi tante volte accettare la realtà diventa spaventoso, scomodo, perché potrebbe sembrare proprio fuori dal proprio controllo, no? Dei fattori culturali, ovviamente legati a tutto questo, dei meccanismi di adattamento, anche un'ignoranza involontaria, perché molte persone possono non essere consapevoli di questi aspetti scomodi della realtà o di se stesse. Quindi questa ignoranza può essere inconscia e non intenzionale, non sempre è per buggerare gli altri e se stessi in maniera cosciente. Adesso non me ne vengono altre in mente, però ce ne sono veramente tanti di autoinganni. Come riconoscerli, no? Riconoscere gli autoinganni richiede una pratica costante, quello è il problema, perché non è quasi nessuna costante, di autoriflessione, consapevolezza, onestà personale, ma onestà personale proprio ai massimi livelli, proprio scrivendolo a caratteri cubitali. Vi do qualche strategia, no? Piccole. Aspetta che Alessandro dice, fa più paura l'ignoranza volontaria di quella involontaria. Aspetta, ti tiro su. E beh, certo, quella involontaria d'altronde è un processo, siamo tutti nel nostro cammino, ognuno, no? Quindi diciamo che qualche consiglio, no? Per capire se ci stiamo autoingannando. L'autosservazione è la prima cosa. Quindi prendetevi proprio del tempo per riflettere sui vostri pensieri, sulle vostre emozioni, sui comportamenti senza giudizio. Avvisatemi se vado troppo rapidamente, perché io di solito parlo in maniera abbastanza rapida, dicono. È vero, vedi, uno non se ne vede. Sì, me ne rendo conto a volte, però tanti prendono appunti e quindi io poi dopo mi dispiace se andate troppo. So che d'altronde tanto poi alla fine la potete risentire, no? Perché è tutto registrato, però insomma vorrei evitare di farvi correre. Quindi semmai ascoltate e poi dopo l'ascoltate di nuovo e scrivete. Quindi ecco, questa autosservazione, un ascolto critico, quindi siate critici nei confronti delle vostre convinzioni, nei confronti delle vostre informazioni quando le ricevete, delle informazioni in generale quando le ricevete. Chiedetevi se state cercando selettivamente conferme, quel bias di conferma, lo state facendo, lo state mettendo in atto. Quindi io penso che corro, ok. Meno male, grazie. Grazie, vado bene, vado. Questo bias di conferma lo state mettendo in atto? State cercando quelle informazioni che vi piacciono, che si adattano? Tanto la tua diretta la condivido nel mio profilo Facebook. Grazie, Ale, carino, grazie. Ma fatelo se può essere utile a qualcuno, perché noi siamo qua proprio, io, tutti noi, siamo qua proprio per dare quel poco che abbiamo capito, insomma. Quindi, dicevo, se per caso stiamo cercando selettivamente conferme o se stiamo, questa è l'altra parte, ignorando dati che potrebbero sfidare le nostre idee, no? E quindi è difficile, ma grazie, Ale. È difficile capire che ammettere che ci stiamo prendendo in giro, però che ci conviene, no? E lo possiamo fare anche facendo una riflessione sui pattern di comportamento, no? Se noi identifichiamo questi pattern ricorrenti nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, no? Se notiamo, per esempio, abitudini che potrebbero essere dannose o limitanti, potrebbe esserci un autoinganno da esplorare. E poi chiediamo feedback, certo è chiaro ad amici fidati, a mentori, d'altronde è chiaro che se uno chiede a chi non può darlo il consiglio, è ovvio che certo uno riceve il consiglio che ti può dare la persona alla quale ti sei affidato o rivolto, no? Praticate poi la consapevolezza. Tramite la meditazione, si arriva a livelli di consapevolezza di sé molto più alti, molto più alti. Osservate i vostri pensieri senza identificarvi completamente con essi, no? Fatevi proprio delle domande.
delle domande sul genere cosa sto cercando di evitare o cosa sto cercando di giustificare e quali sono le motivazioni profonde dietro le mie azioni, cioè dietro che c'è, no? E sbattiamocela in faccia per bene questa realtà, altrimenti come andiamo avanti? Prendendoci in giro? A che serve, no? E poi esploriamo le nostre emozioni. Prestiamo attenzione alle nostre emozioni. Chiediamoci se ci sono sentimenti sottostanti che potrebbero influenzare il nostro pensiero, perché le emozioni spesso rivelano la presenza di autoinganni, ci vengono in aiuto in un certo senso. E analizziamo, come facciamo nel lavoro di regressivo, che non è solo alle vite passate ovviamente, ma a qualsiasi dimensione, facciamo un'analisi delle decisioni che abbiamo preso nel passato, ok? E vanno proprio esaminate queste decisioni che abbiamo preso nel passato. Quindi tutto questo ci può offrire degli insight sulla nostra propensione a determinati pattern, ok? Aspetta che Sara scrive, io sono pure troppo analitica, metto in discussione tutto di me e degli altri, ma nel lavoro di evoluzione spirituale a volte è anche un ostacolo per imparare a sentire di più le percezioni e a mettere da parte tutte le riflessioni varie. Ma anche quello è un altro inganno, no? Perché se tu non credi proprio a niente, no? Cerchi almeno sotto c'è una paura di essere ingannata, no? E altro ovviamente. E quindi questa paura di essere ingannata, hai ragione, diventa poi un ostacolo. E quella va trattata nella stessa maniera. Dobbiamo rimanere, no? Dobbiamo valutarci, ma anche valutare gli obiettivi. Tanto. Controlliamoli questi nostri obiettivi, le nostre aspirazioni. Chiediamoci se per caso se stiamo per esempio lavorando verso ciò che desideriamo davvero o se c'è un autoinganno sotto che ci impedisce di progredire, no? Quindi possiamo fare tantissime cose, soprattutto dobbiamo essere pronti ad un impegno, ad una apertura alla crescita personale ed essere disposti ad esplorare sinceramente, completamente in maniera 100% sinceramente, la nostra psiche, perché tutto questo è fondamentale per superare queste illusioni, per raggiungere una comprensione più profonda di noi stessi. E quindi, e dice Patrizia, mi sto perdendo, dobbiamo autogiudicarci, osservarci, osservarci è un'altra cosa. E certo, ha ragione Alessandro, bisogna sapere a chi chiedere, ovvio che non vai a chiedere come qualcosa, non sbagli, se devi andare dal medico vai dal medico, se vai a comprare qualcosa vai a comprare qualcosa. Quindi una volta che li abbiamo identificati, no? Come li possiamo superare? Perché è questo che voglio arrivare, siamo già alle 22 e 28. Intanto richiede impegno, richiede consapevolezza, il desiderio sincero di una crescita personale. E a parte alcuni consigli, alcune cose un po' più semplici, semplici passi che possono aiutarci a superare questi autoinganni, e ve li dico rapidamente perché vorrei andare a passi che non sono semplici, passi che non sono solo iniziali. Quindi li diciamo rapidamente. Accettazione e onestà, quindi accettate il fatto che avete identificato un autoinganno. Siate onesti con voi stessi riguardo alla sua presenza, riconoscete la necessità di affrontarlo, no? Non dobbiamo metterlo da parte, ups, mi sto autoingannando, chissà perché parte tutto un circolo, no? È un autoinganno, punto. Okay. Poi fate un'indagine profonda, esplorate le radici di questo autoinganno. Cosa l'ha scatenato? Quali sono dietro le paure, le insicurezze coinvolte e come hanno influenzato le vostre decisioni, le vostre azioni, no? E poi, dopodiché, cambiamo la prospettiva. Dobbiamo cercare di vedere la situazione da diverse prospettive. Non è perché io la penso così, allora se mi ami sono così. Assolutamente no, capito?
Guarda la realtà da tutte le altre prospettive possibili e immaginabili. Quindi chiedi se la tua interpretazione può essere limitata o se ci sono altre interpretazioni valide della realtà. Voglio dire, succede costantemente quando magari uno si confronta con qualcun altro e dice: Ah, io a questo non ci avevo pensato. Pensa quante volte ci accade, no? E poi chiedete supporto, perché è vero che chiediamo supporto per chi magari ci deve fare un programma per la ginnastica, no? E non chiediamo mai un supporto per chi ci deve aiutare invece con la nostra mente. È un po' ridicolo, voglio dire, no? Quindi il supporto deve essere ovviamente di qualità, l'aiuto. E deve dare dei feedback esterni che possano aiutare a rompere gli schemi di autoinganno. Quindi qualcuno che è veramente preparato su tante cose, no? E riorientare anche i valori. Dobbiamo valutare i nostri valori fondamentali, assicurarci che le nostre azioni siano in linea con essi e riorientare le nostre azioni verso ciò che per noi è importante per andare avanti. Quindi un cambiamento di comportamento. Non possiamo cambiare ciò che abbiamo intorno, lo sappiamo, se non cambiamo noi stessi, no? Il nostro comportamento. La meditazione ve la ripeto perché mi viene costantemente in mente, no? Un apprendimento continuo, cioè investire nel vostro apprendimento, nella crescita personale, ma anche i libri, per esempio, ce ne sono a valanghe anche gratuiti. Investite il tempo, dico, non solo denaro, proprio investite tutto ciò che potete nella vostra crescita personale, ma soprattutto nel vostro apprendimento. Perché l'acquisizione di nuove conoscenze sfida le vecchie convinzioni, apre nuove prospettive. C'è poco da fare, proprio viene automatico. Dice: che posso fare? Questo fa tutto automaticamente. Cercate di ridurre lo stress, capirai lo dico io. E lo stress, ovviamente, uno stato mentale più rilassato favorisce una visione più chiara e obiettiva. Io, per esempio, corro, corro, faccio, faccio, eccetera, eccetera, però passo ore, ore, ore praticamente in meditazione, perché quando sto con gli altri sono all'interno di quel lavoro che stanno facendo, se non lo potrei fare se non fossi in uno stato non diciamo alterato, per come si dice, della coscienza, no? Perdoniamoci, ragazzi, accettiamo che si tratta di un processo di apprendimento, perdoniamo noi stessi per gli errori passati, andiamo avanti, se no addio. E quindi chi però sta lavorando già su questi punti importanti tanti da tanto tempo, con la massima sincerità, può andare avanti tenendo conto di altri consigli che sono, diciamo, più avanzati. Quindi pratiche portate avanti, strategie più avanzate, pratiche spirituali avanzate. Quindi questa meditazione profonda che facciamo noi, il lavoro non noi solo noi, tante altre persone, ovviamente, il lavoro energetico. E la connessione con fonti di saggezza ancestrali, tutto questo ci può aiutare a sviluppare una consapevolezza più sottile. Lavoriamo con l'inconscio, perché io ho deciso da sempre, io lavorerò con l'inconscio, ok? Perché l'esplorazione dell'inconscio attraverso appunto tecniche come l'analisi dei sogni, anche cose più semplici, non solo l'ipnosi, le terapie regressive e tutte le nostre tecniche, per dirvi. Ce ne sono altre, no? Però sono approcci che si rivelano fondamentali perché vanno a rivelare dei pattern profondamente radicati che contribuiscono proprio direttamente agli autoinganni e non li vediamo perché stanno nell'inconscio e se non lavoriamo nell'inconscio non li potremo mai vedere, capito? Poi c'è un lavoro che a me piace tantissimo, riproporrò un percorso di questo genere è che è il lavoro con gli archetipi, l'ho fatto per tanto tempo, perché si esplorano i simboli universali presenti nell'inconscio collettivo, si integrano gli archetipi personali e andando a riconoscere come questi influenzano la nostra percezione di noi stessi e del mondo. Quindi lavorare con gli archetipi porta ad una trasformazione significativa, ad una comprensione più profonda delle dinamiche che influenzano gli autoinganni, ed è importantissimo, no? Poi possiamo utilizzare, ora vi leggo, pratiche di liberazione emozionale, quindi
Anche quel EFT, no? Quell'Emotional Freedom Techniques o tapping, che si, forse lo conoscete magari così, il lavoro con l'energia. Io lavoro sempre, io non faccio nulla senza lavorare anche con l'energia. Quindi approfondite il lavoro con l'energia, approfondite le discipline come la medicina energetica, il Reiki, la bioenergetica. Tutto ciò che appunto favorisce la liberazione di blocchi energetici legati agli autoinganni, è tutto collegato, capite? Fate una ricerca, io dico tutto quello che io faccio quando ho davanti una persona, no? Per quello poi estrapolo tutte queste cose, e ce ne stanno molte di più che nemmeno uno se ne rende così tanto conto, perché viene poi spontaneo lavorare, no? Aiutare le persone in questo senso. E una ricerca delle radici carniche, per esempio, no? Bisogna esplorare la possibilità di, diciamo, di lavoro carnico. Dobbiamo cercare di comprendere e risolvere queste dinamiche legate alle nostre vite passate che contribuiscono a quelli che sono gli autoinganni attuali. Ed è inutile, tante persone dicono: ah, ma che vado a vedere a fare dietro? Se, ma d'altronde, se lì tu hai chiuso col tappo, hai serrato proprio fortemente quel qualcosa che in realtà si rivela un tesoro per andare avanti, se non ci vai, se non ci vai, è un lavoro che non fai, ovviamente. E poi c'è bisogno di un'integrazione psicospirituale, lavorare su entrambi i livelli. Certo, le costellazioni familiari, esattamente, non c'ho, ora arrivo, perché devo leggere quelli anche sopra. Partecipare a gruppi come questo, no? Cerchi di studi, no? Questo che è un cerchio di studio in fondo, no? Un gruppo di studio che si occupa di pratiche spirituali avanzate. Io, il mio gruppo di studio, porto tutto ciò che posso in questo nostro gruppo meraviglioso, e la condivisione di esperienze, di conoscenze con individui che hanno, diciamo, non solo che sono portati poi ad interessarsi agli stessi temi, no, no, ma proprio persone che magari hanno proprio la volontà di arricchire questo percorso di crescita. Non dobbiamo essere tutti uguali, no? Ma possiamo apportare tanto. Quindi possiamo fare appunto questo lavoro come insegnanti spirituali, se lo siamo, non maestri, maestri sulla terra. Insegnanti e tutti possono diventare insegnanti spirituali, nel senso guidare quelle persone che ancora magari non si sono avvicinate, che non ci pensano, a tutta questa questo lavoro di crescita. Quindi mentori saggi, più saggi, non perché siano i saggi con S maiuscola, ma perché hanno fatto un certo tipo di lavoro che ci accelera il nostro processo di superamento, non solo degli autoinganni, ma in generale, no? Quindi esploriamo la natura della realtà anche. Quindi, per esempio, esplorare, sapete che ho fatto una live dove mi sono infilata in questo discorso della fisica quantistica, che certo non è facile. Però ecco, fisica quantistica, spiritualità, coscienza, tutto questo offre una prospettiva più ampia, quindi passate attraverso studi filosofici, scientifici, però avanzati, non quelle piccole cose, sembra leggere Paperino, della spiritualità. Leggete quelli e poi passate oltre. È difficile, sì. Non riesco a leggere nemmeno 3 righe e le rileggo 50 volte. Va bene così, lo sforzo porterà i suoi frutti, capito? Ecco, quindi una meditazione avanzata, voglio dire, no? Tutto ciò che appunto vi può portare avanti. Poi c'è quella che si chiama la via della saggezza, quindi l'applicazione di principi filosofici orientali o occidentali alla vita quotidiana, perché tutto ciò che passa nella nostra mente non deve fermarsi nella nostra mente e basta. Deve arrivare poi, no, in tutto il nostro essere. Quindi lo studio di sutra buddhisti, per esempio, degli insegnamenti ermetici. Questa è una pratica che aiuta proprio a sviluppare una prospettiva più ampia sulla realtà. Il Reiki, anche appunto, che diciamo, no, Gaetano ce l'abbiamo proprio qui come esempio per tutti.
altre forme di guarigione energetica. Io, per esempio, la porto avanti questa mia forma di guarigione energetica da quando ero piccola, proprio, ma piccola. Io non mi ricordo di un minuto in cui è nata questa cosa, di non averla, pensavo ce l'avessero tutti, però ce l'abbiamo in una certa forma tutti. È la consapevolezza che cambia, capite? Bisogna cercare di lavorare per avere consapevolezza della presenza proprio, del flusso energetico nel nostro corpo, nell'ambiente circostante. E per fare cose, diciamo, alle quali si arriva in maniera più semplice ma potente, potete, per esempio, adottare il Tai Chi, il Qigong, non so in Italia come lo dite, in ambedue si interpretano, si integrano, diciamo così, i movimenti, movimenti consapevoli con la respirazione e la consapevolezza corporea. Quindi uniscono mente, corpo e spirito. Cioè, per esempio, chi si annoia con altro può fare tramite la pratica dell'astrologia. Dice: ma come parli di astrologia? Sì, perché l'astrologia esoterica va oltre gli oroscopi giornalieri, ovviamente, si concentra sulla comprensione degli archetipi planetari, no? Dei cicli cosmici. Ed è tutto collegato. Perché? Perché così noi andiamo ad avere una visione più ampia della nostra vita, la via della Kabbalah. E meditazione sui Sefirot, i 10 attributi emanazioni divine, no? Per esplorare proprio la struttura cosmica, per sviluppare una comprensione più profonda dell'interconnessione tra l'essere individuale e l'universo. C'è una meditazione che io faccio fare che si chiama proprio Tu sei l'universo. L'ho fatta con una delle ragazze che ci sta seguendo. Consapevolezza, dice Manuela, è intenzione, brava, esattamente, l'intenzione, importantissima. E la pratica della visualizzazione creativa, che è uno dei punti fondamentali di Meditating, del mio metodo, diciamo così, è proprio l'utilizzo della visualizzazione creativa per manifestare gli obiettivi specifici attraverso proprio questa creazione mentale di immagini, sono molto dettagliate, coinvolgenti, che fanno attivano processi energetici e psicologici, il sogno lucido, l'alchimia interiore, no? Perché poi è tutto lì, passa dalla trasmutazione alchemica. Ma addirittura, per esempio, quando uno dice, eh sì, mi faccio leggere carte, ma i tarocchi, sapete che cosa sono? Sono carte simboli di, scusate, molto ricche, simboli, certo, sono ricche di simbolismo. Quindi possono essere utilizzate per esplorare il subconscio, per ottenere degli insights profondi. Quindi rivelare schemi di pensiero, autoinganni nascosti, no? Ma addirittura i cristalli, le pietre preziose, no? Sono associati a proprietà energetiche specifiche. Quindi se noi utilizziamo i cristalli durante la meditazione o come amuleti, diciamo così, come ci piace per scherzare e ridere, ma a fondo così è. Quello poi fornisce e favorisce un equilibrio energetico, aiuta a risolvere proprio i blocchi e le illusioni personali. Addirittura gli incensi, gli oli essenziali, come aiutano gli incensi, gli oli essenziali, possono creare uno stato d'animo favorevole durante le pratiche spirituali, ci aiuta tanto, anche l'odore facilita la focalizzazione mentale, che è importantissima, è la prima cosa che insegno, la consapevolezza, aiutando proprio questo, no? A svelare tutto ciò che è nascosto, le rune, la scrittura, vabbè, poi passiamo anche ad altre cose più spirituali, però per esempio le griglie di cristalli, no? La creazione di griglie di cristalli, posizionando i cristalli in determinati modelli, può essere proprio un aiuto, un modo per favorire l'energia per lavorare su aspetti specifici della realtà, della vita. Poi tutte cose che sembrano magiche, che sembra, cioè, questa gioca, no, no, non giochiamo per niente. Quelle che noi chiamiamo bacchette, bastoni magici, no? Servono per dirigere, canalizzare, concentrare l'energia su un certo punto. Sono strumenti simbolici, sì, però funzionano, focalizzano l'attenzione e rivelano anche aspetti nascosti di sé.
Quindi attenzione, utilizzate libri sacri, testi spirituali, come dicevo prima, sono veramente tantissimi, ne trovate tantissimi e possono illuminare gli autoinganni, offrire prospettive più elevate, ci aiutano a diventare più umili, a dire mi sa che sto sbagliando, mi sa che non sto vedendo bene, oppure ho visto bene, però l'ho controllato. E poi le cerimonie di luce con le candele, no? E se noi utilizziamo le candele in rituali o in rituali, non parlo di magia, perché poi tutto ciò che è natura è magia, ma in realtà parlo di queste cerimonie, diciamo così, passatemi il termine, che è assolutamente lontano da quello che uno poi può pensare. Ma cerimonie di luce che rappresentano proprio la ricerca della verità interiore, la sconfitta dell'ombra delle ombre dell'ignoranza. Quindi un'illuminazione che fisica che può illuminare anche, che può simboleggiare, diciamo così, anche l'illuminazione spirituale. Mettiamoci davanti una candela, no? Concentrati, lì è l'intenzione: l'intenzione di capire la luce dov'è, a cosa stiamo. Questa luce, quale ombra sta nascondendo in un certo senso? Che ombra c'è, no? E un attimo che. Aspetta, che mi sembro bloccata. Sono bloccata? Vediamo se sono bloccata, scusate. Allora, ci sono? Vediamo un attimo che adesso. Ah, si vede? Ah, io non so perché mi blocco da sola. Allora, un attimo e cerco di leggervi, eh. Dove ero rimasta? Allora, dice Silvana. L'autosservazione è essenziale, ma rischiamo di giustificare comunque quello che facciamo rispetto a quello che fanno gli altri, certo. Ma lì prima, la prima volta che lo inizi a comprendere e vai avanti, no? Lo comprendi veramente. E poi per Aspera d'Astra dice: io onestamente ho sempre pensato di non ingannarmi, sono sempre stata onesta verso i miei sentimenti. Facciamo il 90% della mia consapevolezza su questo. Ma ad esempio, quando qualcuno mi ha chiesto cosa mi facesse più male, risposi l'essere ingannata. Bugie. Mi dissero che facevo tenerezza. Non mi piacque questa cosa di me, di fare tenerezza o pena. Non so perché poi soffro molto quando scopro l'inganno di qualcuno, amici, parenti, ex. E lì, certo, c'è sempre andrebbe visto il legame appunto con il passato. Patrizia dice quasi sempre per me è la paura e la convinzione di non essere abbastanza, certo. E Simonetta scrive: se ci si osserva, sicuramente si trova qualcosa in noi che non ci piace e si capisce anche che errori possiamo aver fatto. Esatto. E poi Barbara scrive: Pam, qui si dovrebbe creare una scuola che parte dalle elementari in avanti, dove si impara, si studiano e si praticano tutte queste discipline. Sono d'accordo con te, tanto che io la volevo creare, solo che mi ci vorrebbero, non so quante persone, voglio dire, non è facile, non è facile. Ma poi io chi sono, no? Cioè, c'è proprio bisogno di un entourage, di tante persone che. Di tanti ricercatori, no? Perché in fondo è quello che facciamo, ricerchiamo. Io non solo faccio diciamo, questo lavoro con gli altri, per gli altri, che è il mio lavoro di tutti i giorni, ma soprattutto ricerco, no? Però insomma, sì, sono d'accordissimo con te. Ciao. E lei dice: adoro le carte, tutte, sì, è vero, è vero. Ci vuole il giusto coach, certo, hai ragione. E poi dice: per Aspera d'Astra, ti dovresti fare una casetta a Napoli. Ci provo. Poi, okay, sì, ci arriviamo prima o poi. E poi per arrivare a cose, diciamo, più
più gradevoli, quelle che ci piacciono, che ci fanno anche divertire in un certo senso, queste ultime che vi stavo dicendo, i sigilli, i simboli, no? I simboli sacri che possiamo incorporare nelle pratiche meditative, oppure nella creazione proprio di simboli che possono agire, questi simboli, come chiavi per rivelare gli aspetti nascosti nella psiche. Certo, dovete farlo fare da chi lo sa fare, ovviamente. Abbiamo fatto tantissime cose noi con uno dei percorsi che faccio, che si chiama, in realtà si chiama Make Your Life a Spiritual Adventure, che significa appunto in italiano, lo chiamiamo così, fai della tua vita un'avventura spirituale, perché poi dopo è tutta la vita che diventa spirituale. E Nuccia scrive: fissare una candela, tenere il focus, poi concentrarsi nel proprio sé ed osservare. Io visualizzo molto, non so se faccio bene, giusto? Sì, assolutamente sì. Emanuela dice: sì, creiamo un Arthur Findlay College italiano. Assolutamente sì, senza appunto avere un'affiliazione, perché poi essere affiliati significa dover sottostare, anche lì diventano altre rigidità che dobbiamo, no, evitare. Io sono domani lo farei, Manu. Quindi anche le preghiere, le affermazioni, no? Scrivetele voi, recitate queste preghiere, queste affermazioni positive, diventa proprio uno strumento potente per cambiare il pensiero, per rivelare proprio gli autoinganni, no? Quindi sono tutti strumenti che abbiamo, strumenti spirituali, sono veicoli che facilitano il processo di autoesplorazione, di consapevolezza, e però il vero potere risiede nella nostra intenzione, come diceva anche Emanuela, nell'impegno personale nel lavorare con questi strumenti. Quindi scegliete gli strumenti che risuonano di più con voi, integrate l'uso di questi strumenti nel vostro percorso di crescita spirituale e andate avanti, perché quello a rimanere sempre in quel loop non serve a niente. Andiamo avanti, no? Le preghiere, dice Sara, che preghiere possiamo fare? Quella che nasce dal cuore, quella è la vera preghiera, no? Anche se le preghiere hanno comunque un simbolismo enorme, voglio dire, eh? Quindi qualsiasi preghiera voi sentiate vostra la potete fare, ma anche quella che nasce dal proprio cuore, cosa viene d'impeto? Mettetevi a scrivere, scrivete. Oggi è talmente tanto facile, lì mi dice: non mi devo scrivere a mano, scrivo col computer, quello che sia, basta che lo fai, capito? Dice per aspera da Stra, a Napoli il nostro centro. Ma in realtà io una volta avevo iniziato una raccolta, che poi non ho fatto partire, però, proprio per aprire questo centro, di una struttura, una scrittura ispirata, va benissimo, certo, questo centro, di un pronto soccorso spirituale, perché poi c'è tanta gente che ha bisogno in questo senso. Sapete, alla fine mi sono chiesta come mai, no? Poi c'è stato il Covid, questa difficoltà, no, per poter poi portare avanti progetti di questo genere. L'ho fatta in astrale. Se poi in qualche maniera riusciamo ad avere un spazio, ovviamente, se riusciamo a creare qualcosa anche nella materia, benissimo, io sono qua per tutti, ovviamente. Steffi dice: ci devi insegnare, altrimenti navighiamo nella non conoscenza. Guarda, io in realtà sì, faccio tanti percorsi, corsi, dico tutto ciò che posso e via dicendo. E io condivido, in realtà, no? È proprio una condivisione. Anche quando faccio i corsi, no? Che sono proprio corsi a pagamento, perché ovviamente sennò io di che vivo, no? Facendo talmente tanto gratis, che poi alla fine non è che poi dopo viene quello che dice: sai, ti pago la bolletta. Però sicuramente metto tutta me stessa, io do tutto e più di quello che posso, perché sapete una cosa? È l'unica cosa che veramente vale la pena fare. È proprio l'unica cosa che vale la pena fare. Perché quando diamo agli altri, stiamo dando anche a noi stessi tantissimo, senza che ce ne rendiamo conto. Ma a prescindere da tutto questo, se no vado fuori tema, che io sono bravissima ad andare fuori tema,
siccome sono le 22:54, chiudiamo con questo, con l'augurio, l'augurio appunto di essere il più lontani dagli autoinganni, ok? Evitate la dissonanza sociale, la paura della dissonanza sociale, evitate la paura dell'isolamento, evitate di conformarvi per forza, ma evitate di, per non conformarvi, di andare all'esatto opposto, perché i due opposti sono identici, capito? Il sì, il no, sono uguali. Io dico sì, io dico no, perfetto, la stessa linea, capito? E quindi, attimo solo, e quindi questo è il mio augurio, di vedere realmente chi siete. Vi auguro di fare un bellissimo lavoro, di guardare i vostri autoinganni, se ne avete, quali sono, perché poi cambiano, ovviamente variano da una persona all'altra. Quindi, siccome gli autoinganni sono risposte naturali a quelle che sono poi sfide emotive o cognitive, ovviamente. Quindi la consapevolezza di queste dinamiche è il primo passo per aiutare proprio per affrontarle e superarle. Quindi sono qui per voi, lo sapete benissimo, ogni lunedì siamo insieme, per chi per caso non mi segue già da tanto tempo, alle 21:30, sempre qui ogni lunedì. Io vi ringrazio tantissimo, grazie dei baci, grazie dei cuori, grazie di tutte le cose bellissime che avete detto. Nuccia, questo che sta dicendo, credo che stimo tantissimo, tanto siete belli. Belle, non solo io stimo voi, perché veramente sento questa pace, a me piace molto l'armonia. Quindi tutto ciò che è dissonante poi va bene, perché a volte con le dissonanze si arriva, no? Servono anche quelle, ovvio. Però mi piace tantissimo perché si lavora meglio, perché andiamo avanti meglio, perché non perdiamo tempo, no? E quindi ecco, grazie, dice, sei un'anima pura, ma voi siete bellissimi, meravigliosi. Buonanotte a tutti, veramente dal mio cuore, come dico sempre, dal mio cuore al vostro cuore e dalla mia anima alla vostra anima. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me e mi raccomando, cercate però di ampliare tutto questo, ok? Parlate, mandate anche quello che dico io alle persone che pensate che possono essere in qualche maniera interessate o magari pensare a qualcosa di diverso può aiutarli, no? Nella vita. Siamo qui per questo. Il tempo che siamo qui su questa terra è dedicato a fare tutti insieme un grande passo avanti, ok? Siamo già tanti, siamo già una famiglia, no? Quindi prendiamoci per mano e andiamo avanti e anche a letto, a tutti quanti, no, tutti insieme, ci sarebbe una baraonda, però. Buonanotte a tutti e ci vediamo il prossimo lunedì. Buonanotte, grazie. Ciao, buonanotte a tutti.